Iniziamo con il nuovo mister della Tuscar, Cappioli, una new entry, come si suol dire, che ha scelto di allenare gli Iguana per una motivazione un po' da Marcord, vero mister? Sì, dai, diciamo che quando mi si è prospettata l'idea di venire qua, mi è ritornato in mente tutta la storia della Tuscar, la grande storia di questa società che poi è stato il pilastro non solo per Arezzo, ma per la provincia per tanti tanti anni. Erano un po' gli anni in cui giocavo io nelle giovanili e quando venivamo qua c'era il piacere di arrivare a giocare su un bel campo, ma poi ce ne tornavamo a casa tristi perché ci davamo sempre delle grandi batoste, per cui questo grande nome che aveva e che ha tuttora la Tuscara è stato sicuramente un aspetto che mi ha dato questi input in più per dire di sì, oltre a tutto il contorno, perché poi c'è stato un bel impatto con i dirigenti, con i calciatori, un'empatia subito al primo incontro, per cui è stato piacevolissimo dire di sì. Diciamo che la rosa è già quasi al completo, manca solo qualche sfumatura in qualche ruolo, però l'obiettivo rimane quello di fare un campionato dove ci si possa innanzitutto divertire. Assolutamente, ci si deve divertire prima di tutto. Sì, diciamo che la rosa può essere completa, siamo anche un buon numero, era giusto anche aspettare qualche indeciso, ci siamo mossi un po' per colmare qualche piccolo buco che poteva esserci, però insomma siamo contenti, soddisfatti, siamo un buon gruppo, ragazzi molto giovani, per cui a questo punto possiamo dire che si è chiuso un po' il cerchio e aspettiamo i primi giorni di inizio preparazione e si parte. Ecco, questa sera c'è stato un preliminare piuttosto piacevole, quasi Assolutamente. per tutti, Sì. diciamo quasi perché le notizie di parte bianconera hanno lasciato un po' di amaro in qualcuno di noi, ma è stato un momento che ribadisce quello che dicevi prima, di un gruppo molto affiatato dove i ragazzi stanno bene e questo può essere sicuramente una valvola importante in prospettiva per un campionato che tutti ci auguriamo pieno di soddisfazioni. Allora, io credo che la base, ma non lo dico solo io, la base di qualsiasi sport di squadra sia il gruppo, per cui l'idea di stare bene insieme, se il buongiorno si vede dal mattino, direi che qua siamo già a metà dell'opera, perché già dal primo incontro, dalla prima volta che sono arrivato, c'erano già i giocatori ad aspettarmi, i dirigenti, è stata una cosa molto piacevole, molto calda, per cui io credo che i presupposti ci siano tutti. Questa sera, come sempre, il primo appuntamento deve sfociare in una cena, è una cosa carina, piacevole, siamo quasi tutti, qualcuno per motivi di ferie magari non c'è, però insomma i presupposti sono buoni e mi sembra che l'atmosfera è quella giusta. Ecco, quindi tu cosa ti senti di dire in prospettiva? Innanzitutto la preparazione sarà verso i primi settembre? Allora, in realtà ancora non sappiamo né quando inizieranno i campionati, neanche quale sarà il nostro campionato, per cui non sappiamo se sarà la terza, se sarà una seconda e non sappiamo a questo punto nemmeno una data certa, anche se si parla di 11 ottobre della settimana dopo, per cui indicativamente parliamo dei primi giorni di settembre a preparazione. Ora, ripeto, aspettiamo un attimo per capire una data abbastanza sicura e poi di conseguenza ci muoveremo, ma in linea di massima dovrebbe essere i primi giorni di settembre. Un'ultima cosa, nei tuoi messaggi nel gruppo avevi chiesto se quello fosse lo stemma della Tuscar o una cosa messa lì nel gruppo. Poi, quando hai scoperto che in realtà è proprio lo stemma della Tuscar, cosa hai Allora, pensato? c'è questa iguana con il fiasco, giusto? Per Sì. cui è una cosa carina. Io mi ricordavo dell'iguana, ma non mi ricordavo del fiasco. Per cui la mia domanda, insomma, c'è stata quasi una risposta abbastanza certa di dire sì, è il nostro stemma, che è molto piacevole, che è molto piacevole. E in effetti si è visto da stasera dalla cena che, insomma, il fiasco regna sovrano sopra la tavola. Allora, stasera non regnava proprio il fiasco, ma però è simpatico, insomma, è
devo dire che è un ambiente veramente veramente carino, si sta bene, sono i primi appuntamenti, però c'è un gruppo vivo, divertente, i dirigenti sono veramente persone con i quali ci si trova subito, e il fiasco regnerà sovrano tutto l'anno sopra le tavole, insomma. Grazie mister, in bocca al lupo.